Buongiorno, buongiorno al vostro omle, sono attaccato a questa ruota gigantesca di un trattore. Allora, oggi voglio parlarvi di una persona che io ho seguito sui social, questa volta l'ho seguita su Facebook. Sto parlando di Darinka Montico, questa persona che a un certo punto lei aveva un passato da addirittura da massaggiatrice di giocatori di poker. Un lavoro entusiasmante, non lo so, però un lavoro diverso dal solito. In Inghilterra, a Londra, faceva la massaggiatrice di giocatori di poker. Non è male, non è male come idea. Potrei impegnarmi anch'io a fare una cosa del genere. Lei, insomma, a un certo punto aveva bisogno di aria, si era lasciata con il ragazzo. Lei, se non sbaglio, si era anche sposata, poi si è separata, anzi no, si doveva sposare, non ricordo bene. A un certo punto ha preso l'aereo, è andata in Sicilia e da là se l'è fatta a piedi completamente fino al nord Italia. Lei abita al nord Italia, vicino al Lago Maggiore, o abitava, adesso è in Indonesia. E niente, e se l'è fatta a piedi. Lei, quello che mi ha colpito di lei è che lei tramite social riusciva tutti i giorni o quasi tutti i giorni a trovare chi lo ospitava per dormire e chi gli dava da mangiare. E questo mi ha colpito molto. Ha fatto la via Francigena, una via a quanto pare molto famosa, che va da Roma in giù e anche un po' un pezzo da Roma in su, anche se magari cambia nome, non si chiama più via Francigena, non lo so di preciso. E niente, se l'è fatta completamente a piedi, ed è molto bello pensare a una ragazza che se le fa molto a piedi. Cioè, lei è alternativa, lei raccontava, poi in seguito ha raccontato tramite social che lei se l'ha fatta a piedi anche un pezzo durante, se non sbaglio, una guerra, si era venuta via anni prima, una guerra in Medio Oriente, in Oriente, una guerra, o comunque c'erano delle, diciamo, delle diatribe, c'era un certo pericolo, lei venne via e se la fece a piedi anche in quel caso. È una cosa molto bella, è una cosa molto bella, molto 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 bella, molto 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 bella. E sono rimasto colpito dalla ragazza, a me mi ha entusiasmato. Lei poi ha scritto un libro, si chiama Walking About, Walking About, che non sbaglio, Walking About Italia, o Walking About o Walking About Italia, trovatelo su Google. Io l'ho comprato, lo comprai, lo lessi, molto carino il libro, però un po' i soliti libri di viaggio, diciamo, mi ha colpito fino a un certo punto. A un certo punto diventa anche un po' peso il libro, però questa è la mia idea, quindi magari se lo comprate voi direte bellissimo, anzi magari è proprio bellissimo, sono io che l'ho fatta in questa maniera qua, che l'ho pensata in questa maniera qua. Comunque è bella anche questa. Ora lei si è data, ora lei è in Indonesia, ha trovato il suo compagno, c'è il suo gatto o i suoi gatti, e si è data un po' all'alternativo. In realtà non credo che si sia data all'alternativo, lei è sempre stata una donna alternativa, anche una bellissima donna da vedere, una bellissima ragazza, avrà, io penso, una quarantina d'anni, no, forse meno, forse 35 anni, 30-35 anni. Però è una bellissima ragazza anche da vedere, molto, sempre sorridente, ha tutti i denti sua, che voi direte, vabbè, che c'entra? Beh, i denti sono molto importanti. I denti fanno anche capire il valore, a cosa dai valore alle cose. I denti bianchi, puliti, non cariati, fanno capire a che cosa dai valore alle cose. E niente, e questa era la mia idea di Darinka Montico. Ora è data alternativa, è un po' contro quello che sta succedendo, che io ora non ne parlo in questo video. E niente, tutto qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi voi se la conoscete, so che molte volte viene offesa lei sui canali social, però insomma, quello che ci rimase male è che lei trovava alloggio giorno per giorno tramite Facebook. Lei si muoveva solo con Facebook, lei non ha fatto video, solo delle foto ovviamente, ma che sappia, non ha fatto video, non ha pubblicato video di Walking About,
se non qualche video così, tanto per posare, voleva fare una cosa in solitudine, voleva un po' ritrovare per se stessi, di solito funziona sempre una sorta di ritrovamento per se stessi, quando si è sotto stress si fanno queste cose che anche a me piacerebbe fare, ovviamente anch'io avevo provato a fare il Giro d'Italia a piedi ma non ce l'ho fatta, mi fermo a Siena, riuscii a fare Prato Siena a piedi, ma questo è un altro discorso. Va bene, il video è finito, ditemi voi cosa ne pensate di Rinca Montico. Io penso che la conosciate perché su Facebook c'è 70-80.000 followers, su YouTube non è più seguita, non carica neanche canale, ho visto, non carica video. Vabbè, vediamo un attimino.